Buonasera Londra, avrei evitato volentieri di fare questo video, ma siccome su internet c'è ancora un bel dibattito se nella panca i piedi vanno tenuti abbassati oppure sollevati, vediamo di dare una risposta univoca in modo che ogni volta che si crea una discussione potete linkare questo video. Un principio, per essere universale, si deve sempre applicare. Per questo, prima di parlare della panca, parliamo un attimo della lordosi. La nostra colonna vertebrale è formata da un pilastro anteriore in cui troviamo il disco e il corpo vertebrale e un pilastro posteriore fatto dai processi trasversi, dalle faccette articolari, dalle lamine, eccetera. Il pilastro anteriore è fisso, nel senso che non si può muovere più di tanto, mentre quello posteriore può sia distanziarsi sia avvicinarsi. Che cosa succede? Che quando noi estendiamo la schiena, i processi articolari delle vertebre si toccano. Questo permette alla struttura vertebrale di portare in modo uniforme tutto il peso sia sul pilastro anteriore sia sul pilastro posteriore. Quando invece flettiamo, i processi posteriori si allontanano e il peso grava tutto sulla parte anteriore. Se andiamo a vedere tutti i sollevatori di peso, notiamo che hanno una lordosi accentuata. Infatti la lordosi è fisiologica ai sollevamenti. Se volete essere forti, non dovete avere la schiena piatta, ma dovete avere una buona lordosi. Altro punto fondamentale è che nella panca non si fa male alla schiena, ma ci si fa male alle spalle. Per proteggere le spalle ormai è univoco che bisogna addurre le scapole e alzare il petto. Questo movimento, che cosa succede? Come si trasferisce nel tratto lombare? Con un aumento della lordosi. È impossibile stare con il petto aperto e le scapole addotte e la schiena piatta. Quando abbattiamo la schiena, la postura cifotica diventa predominante. Quando apriamo il petto e proteggiamo le nostre spalle, la lordosi diventa fisiologica. Ma allora perché nel fitness, ribadisco, nel fitness dove non si sollevano grossi carichi ma leggeri, si mettono le gambe sollevate e si fanno delle panche che hanno addirittura il rialzo? Principalmente per due ragioni. La prima è a livello di sensazione del rachide. Se io fletto l'anca, se io alzo le gambe, i paraspinali si allungano, si disattivano e mi dà una sensazione di aver tolto le tensioni. Però facciamo attenzione, quando i paraspinali non sono più in contrazione, è la struttura passiva delle ossa e dei legamenti che si sobbarca il lavoro. Quando invece sento tensione a livello lombare, vuol dire che la struttura attiva, quindi quella muscolare, si sta facendo parte del carico. Quindi quando io smetto di avvertire afferenze dal tratto lombare, non vuol dire che la schiena è più sicura, ma soltanto che i miei tiranti attivi si sono disattivati. La seconda ragione è che questa postura, abbiamo visto che il tratto lombare rettilineizzato porta a essere più cifotici. Quando io sono cifotico, avverto maggiormente il pettorale. Se invece sono aperto, quindi con le scapole addotte e i piedi ben appoggiati, il petto è in allungamento e faccio fatica ad avvertire una sua contrazione. Quando sono così, il pettorale riesco ben a contrarlo. Quando sono aperto, quando lui è in realtà nella sua massima tensione, in fase di spinta e può generare molta forza, si ha difficoltà ad avvertirlo. Quindi anche a livello proprio-percettivo, essere cifotici ci fa credere di lavorare di più col gran pettorale. Ricapitolando, non c'è nessuna ragione in soggetti sani per cui non appoggiare i piedi per terra. Se sentite un'eccessiva tensione al tratto lombare, potete fare un test sull'iliopsoas per verificare se questo muscolo è accorciato e vi crea un certo tipo di tensione.
ma in soggetti in cui l'allungamento è del tutto normale, questa è la postura corretta. E in ultima analisi, abbiamo già detto prima che nella panca non ci si fa male alla schiena, ci si fa male alle spalle, perché il peso si scarica non sulla lombare che tutti guardano, ma sul cingolo scapolo-omerale. E se c'è proprio un tratto del rachide che è più soggetto a traumi e insulti, è il tratto cervicale, non quello lombare. E infatti il tratto cervicale viene rettilineizzato. Quindi è proprio il tratto che sta diritto a essere più soggetto a pericoli. E invece tutti guardiamo quello più sicuro.